Nissan Motor India festeggia il 68esimo anniversario della Repubblica Indiana con un omaggio da record al paese e alla sua popolazione. Protagonista la Nissan GT-R. L'impresa sta per entrare nell'Imca Book of Records, l'equivalente indiano del Guinness dei primati, per il contorno più grande al mondo della mappa di un paese. Il tutto documentato da un video che vedrete in queste immagini, in cui Nissan GT-R sulla superficie asciutta del lago Sambhar nel Rajasthan traccia una mappa dell'India grande 3 km quadrati. Velocità e precisione sono state fondamentali per questa memorabile impresa, che segna l'arrivo di Nissan GT-R sul mercato indiano. Come location è stato scelto il lago salato Sambhar, nel Rajasthan, per la sua superficie piana e asciutta. Il panorama mozzafiato e la morbidezza del suolo, che ha permesso alla GT-R di imprimere dei solchi sufficientemente profondi da risultare visibili alle videocamere installate sui droni. Grazie alla sua prontezza e precisione di risposta, Nissan GT-R è riuscita a tracciare le linee tortuose necessarie a riprodurre le complesse proporzioni dell'India sulle superfici sabbiose di un'area prosciugata del lago. Una sfida che ha messo alla prova le doti di potenza, manovrabilità e performance della GT-R. A guidare la vettura verso il record, il pilota di rally professionista Rahul Khandelwal. Per garantire l'accuratezza della mappa, le coordinate sono state inserite su un dispositivo GPS e il pilota ha effettuato più giri per tracciare un contorno il più possibile somigliante a quello della mappa effettiva. Il risultato è stato straordinario, come documenta il video girato dalle videocamere a bordo dei droni. 3 km di lunghezza, 2,8 km di larghezza e un perimetro totale di 14,7 km sono le misure convalidate dai funzionari dell'Inca Book of Records, incaricati di presenziare l'impresa. Una volta certificato, questo esclusivo record sarà inserito nell'edizione 2018 del volume, la cui pubblicazione è attesa per giugno 2018. Il Limcan Book of Records, che documenta i primati dell'uomo e della natura, viene pubblicato ogni anno in India in 3 lingue, inglese, hindi e malayalam. Nissan GT-R è stata lanciata in India nel dicembre 2016 nella versione Premium Edition. La prima supercar consegnata nel paese è stata quella di John Abraham, Playstar di Bollywood, nonché ambasciatore del brand Nissan. La GT-R, che è prodotta presso l'impianto di Tokiji in Giappone, sarà venduta dal primo Nissan High Performance Center, ufficiale dell'India, a Noida, che si occuperà in esclusiva della commercializzazione dell'assistenza per la Nissan GT-R 2017.